Ti senti la schiena affaticata dopo una lunga giornata di lavoro? Questa pratica guidata fa al caso tuo. È breve, semplice e molto efficace. Mi chiamo Federica Valenti e da oltre 30 anni pratico e insegno discipline olistiche posturali. Sono laureata in tecniche ortopediche e specializzata in back school, la scuola della schiena. In questo video ti guiderò in una breve sequenza delle ginocchia al petto, che sarà un toccasana per la tua schiena. E in fondo vedremo gli errori più comuni da non fare assolutamente, altrimenti l'esercizio diventa inefficace e soprattutto potrebbe essere potenzialmente dannoso. Iniziamo subito con la pratica. Sdraiati comodamente a terra, con le ginocchia flesse e i piedi in appoggio sul pavimento. Se vuoi, appoggia le tue mani sull'addome. Inspira ed espira profondamente. Gonfia la pancia ed espirando lascia andare l'addome verso il pavimento. Qualche volta, solo per entrare in contatto con il tuo corpo ed entrare nella giusta attitudine, quella dell'ascolto. E poi lascia andare le mani e le braccia e da questa posizione lentamente inspira, solleva le braccia oltre la testa. Espirando, inizia a creare spazio su tutta la colonna vertebrale, spingi leggermente i piedi sul pavimento e senti che la colonna può diventare più lunga. Allunga le mani in direzione opposta da quella dei piedi. Stai qualche istante, richiama il mento verso lo sterno. E da qui semplicemente fai un bell'inspiro, fletti i gomiti, porta il ginocchio destro verso il petto, incrocia le mani sopra la tibia ed espirando, porta dolcemente il ginocchio verso l'addome. Se hai fastidio al ginocchio, puoi pensare di portare l'incrocio delle due mani dietro dalla coscia, in modo da evitare di comprimere eccessivamente l'articolazione del ginocchio e continuare ad eseguire l'esercizio che faremo insieme senza nessun problema. Altrimenti, lascia pure le due mani sulla tibia. Inspira ed espirando, porta il ginocchio verso il petto. Lascia le spalle rilassate. Inizialmente puoi fare questo movimento in maniera più dinamica, abbinando il respiro al movimento. Inspira, crea spazio tra l'addome e il ginocchio ed espirando fletti i gomiti, mento verso lo sterno, il piede sinistro che continua ad essere in spinta sul pavimento, la schiena lunga. E poi ancora lascia andare. Un bel inspiro, lascia che ci sia spazio per il tuo addome di gonfiarsi per far entrare l'aria ed espirando, ginocchio al petto. Ancora una volta inspira, crea spazio tra il ginocchio e l'addome ed espirando, ginocchio al petto. E poi mantieni questa posizione per 4 respiri profondi. Inspira ed espira 1, 2. Inspira ed espira 2. Spalle rilassate, collo rilassato, mandibola anche, denti non serrati. Inspira ed espira 3.
Inspira ed espira 4. E poi lascia andare il piede destro sul pavimento. Senti la differenza tra un lato e l'altro. E lentamente di nuovo inspira, premi dolcemente i due piedi sul pavimento, allungati, crea spazio tra le vertebre. Mantieni questa posizione, non bloccare il respiro, cerca semplicemente di diventare lunga sul pavimento. E poi fletti i gomiti, fletti il ginocchio sinistro e porta il ginocchio sinistro al petto. E anche qui per 4 volte, inspira, lascia andare il ginocchio. Espira, porta il ginocchio verso il petto, giù il mento, spingi leggermente con il piede destro sul pavimento, spalle rilassate basse. Inspira ed espirando di nuovo, ginocchio al petto. Inspira, rilassa. Espira. L'ultima volta così. Espirando, ginocchio al petto. E ora mantieni per 4 respiri profondi. Due respiri profondi. Tre respiri profondi. L'ultimo respiro profondo. Poi lascia andare il piede sinistro, appoggialo sul pavimento, inspira, solleva di nuovo tutte e due le braccia oltre la testa, crea una piccola spinta dei piedi sul pavimento, allungati. Ed espirando, fletti tutti e due i gomiti, solleva prima un ginocchio, poi l'altro e porta tutte e due le ginocchia al petto. Da qui, espirando, porta sempre di più le ginocchia verso il petto, chiudi il mento verso lo sterno, allunga tutta la colonna, inspira, lascia andare, lascia che ci sia spazio per il tuo addome per potersi gonfiare durante la fase di inspirazione e durante la fase di espirazione. Aumenta la tua flessibilità e porta tutte e due le ginocchia verso il petto. E ancora 3 volte inspiro, espirando giù tutte e due le ginocchia, mento richiamato, spalle basse. 3 volte. Quattro volte inspiro, lascia. Crea spazio, espirando tutte e due le ginocchia verso il petto. E poi mantieni così per 4 respiri profondi. L'ultimo respiro profondo e poi lascia andare tutte e due i piedi. Lascia andare le braccia e se vuoi, puoi anche concludere con questa breve sequenza alternando le ginocchia, prima una, poi l'altra e poi entrambe al petto. Inspiro, sollevo tutte e due le braccia, spingo i piedi sul pavimento, mi allungo con tutta la colonna vertebrale. Espirando, sollevo il ginocchio adesso al petto e lo porto verso l'addome,
mentori chiamato. Inspiro, sollevo tutte e due le braccia, piedi in spinta, allungo la colonna. Espirando, ginocchio sinistro verso il petto che si chiude verso l'addome. E poi inspiro, sollevo tutte e due le braccia, spingo leggera con i piedi sul pavimento, mi allungo. Ed espirando, sollevo prima un piede, poi l'altro e porto entrambe le ginocchia verso il petto. E poi continuare così, appoggio prima un piede, poi l'altro, allungo tutto il corpo, sollevo prima il ginocchio destro, l'altro piede sempre in leggera spinta. Inspiro, sollevo le braccia, piedi tutte e due in appoggio che spingono. Espiro, sollevo il piede sinistro, ginocchio sinistro al petto. Inspiro, alzo tutte e due le braccia oltre la testa. Espirando, prima un piede e poi l'altro, ginocchia al petto. E lascia andare. Ora vediamo insieme quelli che sono gli errori più comuni assolutamente da non fare. Quando portiamo un ginocchio o entrambe le ginocchia al petto, dovremmo cercare di chiudere le cosce verso l'addome senza far ruotare e quindi portarci dietro tutta la parte dell'osso sacro e tutta la zona lombare in questo modo verso il soffitto. Questo in realtà, infatti, crea una flessione della nostra zona lombare e in realtà quel tipo di movimento continua a portare la nostra colonna lombare in una posizione di flessione che già normalmente assume molto spesso durante la quotidianità, come ad esempio quando si è seduti. L'altro errore assolutamente da evitare è di andare in compenso con la nostra colonna cervicale. Ti mostro quello che sto dicendo. La maggior parte delle persone che hanno una muscolatura abbastanza accorciata posteriormente, quando sono in questa posizione e vogliono portare le ginocchia verso il petto, in realtà compensano questo movimento andando a rubare quello che prendono da questa flessione dell'anca da un'estensione della cervicale. Quindi quando portano le ginocchia verso il petto, invece di mantenere bene il mento giù verso lo sterno, reclinano la testa all'indietro, sollevano le spalle verso il soffitto e si portano in questa posizione che a livello globale crea un allungamento praticamente pari a zero, perché quello che viene allungato nella zona lombare viene in realtà accorciato con l'estensione della colonna cervicale. Quindi quando fai questi movimenti, ginocchia al petto e mento verso lo sterno. Questo creerà un maggiore allungamento della muscolatura della colonna e farà in modo che questo esercizio potrà essere più efficace. Quindi, riassumendo, non devo sollevare il bacino e non devo andare in estensione della cervicale portando le spalle verso il soffitto e il mento reclinato all'indietro. Siamo giunti al termine di questa pratica. Gli esercizi che abbiamo visto insieme sono molto comuni, sono molto conosciuti. Ne esistono però molti altri davvero efficaci per andare a defaticare e per allungare la muscolatura posteriore della colonna. Quindi se sei interessata o se sei interessato a questi esercizi, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella, attenzione, e se questo video ti è piaciuto, metti un like. Se poi hai dubbi o domande, lascia un commento. Mi farà estremamente piacere poterti rispondere e poterti essere di aiuto. Buona pratica!